Anche in Abruzzo è scoppiata la festa dopo il rigore parato da Donnarumma che ha permesso alla nazionale di calcio di battere l'Inghilterra e laurearsi campione d'Europa per la seconda volta nella storia a 53 anni dall'ultima vittoria nella competizione. Tantissime le persone che si sono riversate per le vie e nelle piazze sventolando il tricolore e cantando a squarciagola Notti Magiche, colonna sonora dei mondiali del 1990 e che ha accompagnato tutti, tifosi e calciatori, in questo mese di notti europee. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. Vietati quasi ovunque i maxi schermi, migliaia di persone si sono riversate in strada a festeggiare terminata la partita. In ogni caso poche o nessuna mascherina, assembramenti ed abbracci, come se il Covid per una notte abbia cessato di esistere. A pescare la nave di Cascella, a due passi dal maxi schermo posizionato allo Stadio del Mare, dove migliaia di tifosi hanno seguito il match, è stata presa d'assalto da tuffi, fumogeni e tricolori, così come la Riviera, dove con ogni tipo di mezzo, macchine, motorini e monopattini, sono partiti caroselli durati per tutta la notte, intonando i nomi dei protagonisti dell'impresa, soprattutto gli ex giocatori del Pescara, l'abruzzese Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Nel capoluogo, fontana luminosa illuminata di tricolore, e i parroci di Roio, Pizzoli e Marucci hanno suonato a festa le campane. A Teramo, magliette azzurre e bandiere hanno preso d'assalto Piazza Martiri, così come a Chieti, dove tifosi hanno invaso dapprima lo scalo e poi le vie del centro storico. Imponente comunque la presenza delle forze dell'ordine, che hanno vigilato affinché non si verificassero disordini.